È stato proposto anche all'Istituto di Istruzione Superiore Vinci Nervi Fermi Migliara di Alessandria, nell'ambito dell'Open Day di sabato scorso, il format Qualcosa di Arancio, dedicato alla sensibilizzazione della popolazione contro la violenza alle donne e la violenza di genere. In campo, su sollecitazione costruttiva dell'Associazione Cultura Viva, che ha ideato questo evento con la partecipazione di numerosi partner, c'erano le studentesse e gli studenti del Polo Tecnico Professionale di Alessandria, coinvolti in primis in letture, poesie e atmosfere in arancio, colore abbinato alla non violenza. Sappiamo che c'è stato il periodo di mobilitazione contro appunto, la violenza sulle donne tra il 25 di novembre e il 10 di dicembre, che invece è il giorno della dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, quindi temi importanti, e i ragazzi, le ragazze del Vinci sono state sollecitate su questo tema dall'evento Qualcosa di Arancio che si era svolto appunto il 24 di novembre. Allora abbiamo colto l'occasione durante l'Open Day, grazie al supporto dell'istituto, quindi grazie al preside Giuseppe Ferina, di rendere protagonisti i ragazzi in un evento appunto che tratta su questi temi. I ragazzi sono sempre sensibili alle tematiche che riguardano appunto l'inclusione, la parità, la tolleranza, l'accoglienza dell'altro. Dobbiamo essere noi a essere maieutici, come dire, a praticare la maieutica, ossia a tirare fuori dai ragazzi il meglio che hanno, e credo che nell'organizzazione dell'evento odierno Qualcosa di Arancio in effetti siamo riusciti a tirar fuori dai ragazzi il meglio che loro hanno, perché l'obiettivo della nostra istituzione scolastica, della nostra comunità educante essenzialmente, è quello di fare in modo che i ragazzi diventino davvero delle belle storie da raccontare.